leggere la realtà che ci circonda e le dinamiche che la caratterizzano, individuare le tendenze che danno forma alla nostra società, capire l'impatto delle tecnologie è il primo passo per fare delle scelte vincenti a livello personale e professionale. Per leggere la realtà che ci circonda, il punto di partenza sono i dati. I dati, per essere utili, devono essere selezionati, analizzati e interpretati in modo intelligente per poter trarre le informazioni che possono aiutarci a prendere decisioni corrette. Per fortuna i dati sono sempre più a portata di click, sono sempre più facili da reperire e a basso costo. Per non disperderti nel mare di dati, prova a ragionare come il saggio, che è mosso dalla passione per la conoscenza, dallo spirito critico e dalla curiosità. Il saggio sviluppa la sua analisi dal grande al piccolo. Esplora la realtà partendo dalle tendenze globali, i cosiddetti megatrend, ovvero le tendenze che hanno un impatto su ampia scala e a lungo termine. Qualche esempio di megatrend? Il riscaldamento globale, il crescere delle disuguaglianze economiche, la progressiva urbanizzazione. Proprio prendendo spunto da alcuni megatrends sono nate alcune idee vincenti. Condividere è meglio che possedere. Megatrend a cui si è ispirato Spotify, che ti permette di accedere a milioni di brani musicali senza dover comprare un CD. Il digitale colonizza il mondo fisico. Un esempio? PayPal e le criptovalute hanno dematerializzato le transazioni di denaro. La rete costruisce i contenuti. Megatrend su cui si basano Instagram e TikTok, che non creano alcun contenuto proprio, siamo noi con i nostri post a riempire uno spazio altrimenti vuoto. Il saggio analizza poi i trend locali o microtrend che hanno un impatto più limitato nel tempo e nello spazio. Quali sono i microtrend? Il lavoro da casa, lo shopping su internet, la mobilità elettrica in città. I microtrend non vanno confusi con le mode, che sono invece semplici tendenze passeggere. Qualche suggerimento per iniziare a comprendere le tendenze e a conoscere il tuo territorio? Cosa cercano le imprese e quali saranno le opportunità di lavoro nel prossimo futuro? Consulta Banca Dati Excelsior. Quante sono le aziende di un certo settore e come evolvono? Analizza i dati Istat. Quante volte viene ricercata una determinata parola chiave? Cerca su Google Trends. Come sta evolvendo il mondo del lavoro post-pandemia? Puoi consultare le ricerche di McKinsey, Accenture e Deloitte. Quali le tendenze del mondo tech? Leggi i report di Forrester e Gartner. Le informazioni che ti aiutano a conoscere il tuo territorio da sole però non bastano. Se vuoi fare scelte vincenti, devi saper vedere oltre ciò che c'è già, trovando elementi originali e distintivi. Oltre alla conoscenza del saggio, ti servirà anche la creatività del mago. Il mago è colui che sa trovare soluzioni nuove e inaspettate ai problemi. Questa soluzione, diversa da tutte quelle pensate in precedenza, si chiama intuizione. Qualche esempio di intuizione? Apple ha creato prodotti in cui funzione ed estetica si sono uniti ai massimi livelli. O Tesla, che per primo ha realizzato un'auto bella, sportiva ed elettrica in cui performance e zero emissioni si integrano. In sintesi, come utilizzare al meglio i dati per fare scelte vincenti? Ecco un breve vademecum utilizzato anche dagli startupper. Esplora la realtà che ti circonda e cerca di percepire i trend. Conoscere il territorio aiuta a ridurre i rischi di scelte sbagliate. Cerca sempre di vedere oltre. Potrai trovare elementi originali che ti permetteranno di distinguerti da ciò che c'è già. Mettiti nei panni dell'altro. Una decisione o una scelta vincente è quella che risponde non solo ai tuoi obiettivi, ma tiene conto anche del punto di vista dell'altro. In conclusione, ricordati che il territorio non è solo virtuale, ma è anche e soprattutto fisico. Frequentalo, esploralo, fai domande a chi lo presidia. Sii curioso.